Reinventare l'istruzione. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation. Per i genitori di bambini autistici, aiutare i propri figli può essere un compito insormontabile. In questa puntata di Learning World vi facciamo conoscere alcuni progetti realizzati in Cina e Canada e parliamo con l'esperto Theo Peters. In Cina 4 milioni di bambini soffrono del disturbo dello spettro autistico, ma molti non vengono aiutati perché la loro condizione non è ancora accettata. Un'organizzazione cerca di far conoscere meglio ai genitori dei bambini autistici i comportamenti dei loro figli. Sono quasi le 9 del mattino a Pechino e Li Yuanxiang e suo figlio Wang Shani stanno andando a scuola. Molte altre madri si fermano a parlare all'ingresso, ma non vanno via, seguono le lezioni assieme ai figli. Genitori e figli frequentano Stars and Rain, il primo istituto cinese per bambini autistici. L'autismo in cinese viene tradotto come malattia della solitudine ed è stato riconosciuto in quanto tale solo nel 2006. Questo centro non solo fornisce ai bambini autistici l'opportunità di studiare e fare una vita normale, ma coinvolge anche le mamme e i papà. Noi incoraggiamo un comportamento corretto nella vita sociale. Innanzitutto i genitori imparano cos'è l'autismo, poi li assistiamo, li incoraggiamo, insegniamo loro punto per punto discipline e regole. Il programma di preparazione dei genitori dura 11 settimane e altrettanti sono i temi. Per i bambini tra i 3 e i 6 anni viene usata la tecnica di analisi comportamentale applicata. Finora la scuola ha accolto oltre 6.000 bambini autistici e le loro famiglie. La lista di attesa di genitori provenienti da tutto il paese è lunga. In Cina sono oltre 4 milioni le persone affette da autismo ed è poco diffusa la consapevolezza che queste persone hanno bisogno di un'istruzione mirata. Solo 20 medici in tutto il paese sono specializzati nella diagnosi di questa alterazione del sistema nervoso centrale. Molti genitori in questa scuola non vogliono mostrare il volto perché provano vergogna o perché non sanno esattamente cosa accade ai loro figli. All'inizio mi è crollato il mondo addosso. Io e la mia famiglia abbiamo sofferto per mesi dopo aver scoperto la verità. Eravamo depressi, impotenti e perplessi. Poi ho iscritto mio figlio a un'organizzazione di formazione. All'inizio non aveva alcuna capacità linguistica, ma dopo 8 mesi ha cominciato a imitare, poteva pronunciare parole semplici come mamma e papà. Abbiamo cominciato a sperare, la tristezza è sparita, piano piano sta facendo progressi. Musica, ginnastica, ritmo sono altri modi ancora per stimolare questi bambini a comunicare e a interagire. Capire l'autismo non è semplice. È una malattia, un disturbo o semplicemente una differenza. Theo Peters è un neurolinguista ed esperto di disturbi dello spettro autistico. Sostiene che le persone autistiche siano solo un altro modo di essere normali e non delle persone malate da curare. Theo Peters è un neurolinguista che sottolinea l'importanza di comprendere la cultura dell'autismo e sviluppare il massimo grado di empatia nei confronti delle persone autistiche. Lo abbiamo incontrato a Digione, in Francia, dove ha partecipato a uno dei tanti eventi da lui organizzati nel mondo per diffondere le sue teorie sull'argomento. Cos'è l'autismo? Una condizione, una malattia o una differenza? L'autismo è una condizione. Queste persone hanno difficoltà di comunicazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti sociali. Sono nati con poco o nessun istinto sociale, hanno molte difficoltà nel comprendere la nostra cultura sociale e hanno un'immaginazione diversa, perché nel mondo intero si fa attenzione al comportamento e le persone autistiche hanno un comportamento strano, un comportamento difficile. Alcuni approcci cercano di sbarazzarsi del comportamento senza cercare di capire che l'autismo è all'interno e questo vuol dire che si tratta di un modo diverso di pensare.
cos'è esattamente la cultura autistica? Non credo che bisogna liberarsi dell'autismo. Io credo che occorra apprezzare l'autismo e le differenze che presenta. Ci sono tante persone autistiche, quindi se attraverso l'istruzione seguissimo le loro motivazioni, invece di obbligarle a imparare cose che a loro non interessano, arricchiremmo la nostra società. Quindi se vivono nel loro mondo, questo potrebbe significare che siamo noi gli esclusi. Una persona autistica ha scritto un libro intitolato Un altro tipo di normalità, e questo mi piace. C'è un padre inglese, Paul Collins, che ha scritto un libro su suo figlio e lo ha intitolato Nemmeno sbagliato. Con questo titolo vuole dire, se capite il ragionamento di mio figlio, il suo modo di capire il mondo, allora vedrete che ha ragione, che non è neppure sbagliato, è solo differente. Credo che stiamo vivendo un periodo di transizione in cui le persone neurotipiche come noi cominciano a capire meglio la cultura autistica e credo che gradualmente loro diventeranno parte della nostra cultura. Il punto di vista di Theo Peters rappresenta un nuovo approccio che spera di cancellare ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone autistiche. La tecnologia può fornire strumenti utili per coinvolgere i bambini autistici. In Canada, ad esempio, un progetto utilizza i tablet. Questo aiuta i genitori a capire meglio le reazioni dei figli e i bambini a interagire fra di loro. La Beverly School di Toronto, in Canada, è frequentata da studenti con diversi tipi di disturbi. L'autismo è uno di essi. Jake è un ragazzo molto brillante, ma è difficile tirar fuori qualcosa da lui. Per esempio, potrei proporgli un'attività e lui potrebbe essere capace di farla, ma non si impegna, non si concentra, non sarà in grado di mostrarmi che potrà farla. I bambini autistici non riescono a esprimere quello di cui hanno bisogno o quello che vogliono. L'introduzione di tablet nelle classi della Beverly ha permesso ai genitori di comprendere meglio il potenziale dei loro figli. Invece di usare un oggetto preferito come ricompensa per invogliarlo a lavorare, è il tablet stesso a coinvolgerlo e a interessarlo, così comincerà a lavorare e a fare molte cose che non sapevo sapesse fare. Uno studio recente realizzato alla Beverly School ha messo in evidenza miglioramenti significativi grazie all'uso di tablet in classe. Gli studenti si concentrano più a lungo, identificano gli oggetti e interagiscono con essi. Sembra che questo abbia a che fare con i diversi tipi di input sensoriali che offre questo strumento. Ha un input acustico, puoi sentirlo, puoi vedere cosa avviene visivamente, quindi c'è anche un input visivo, ma c'è anche un feedback tattile. Il bambino riceve delle vibrazioni dall'impulso dell'oggetto. Gli insegnanti cercano di sfruttare al massimo le caratteristiche dei tablet per migliorare la didattica. È un lavoro di gruppo che coinvolge anche genitori e progettisti di applicazioni. Credo che la scuola abbia fatto un buon lavoro associando tre cose. C'è il contatto interpersonale con l'insegnante, l'uso del tablet e un metodo diverso di insegnamento. Il tablet ha cominciato a cambiare la vita degli studenti della Beverly School, permettendo loro di esplorare il mondo. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Learning World è sempre interessata a nuove idee, quindi non esitate a contattarci attraverso i nostri social media. Potete suggerirci temi da affrontare o condividere le vostre esperienze con noi. A presto! Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation.